L'impresa era ardua già in partenza, suggerire nuovi modelli e linguaggi artistici a produttori e cultori di un oggetto caro a milioni di persone. Avevo parlato con gli stampatori dei Santini, i quali mi hanno detto che santini come questi non li venderebbero mai. L'esperimento però è interessante. Un gruppo di artisti, tra cui gli allievi delle accademie di Bologna e Venezia, che rilegge l'iconografia di santi antichi, il Battista Antonio Caterina, oppure elabora iconografie di nuovi santi come Kateri Tekakwitha, nativa americana canonizzata 5 anni fa. Il risultato è Santini d'autore, ospitata a Koinè Vicenza, rassegna internazionale di arredi sacri, oggetti liturgici ed edilizia di culto, appena conclusa. Ho visto anche degli altri miei colleghi che hanno fatto dei santini che sono molto ma molto belli, anche da un punto di vista grafico. Credo che il rapporto con la fede passi proprio anche attraverso l'incontro con il volto. Un virtuosismo di artisti attorno ad una tradizione antica e in genere piuttosto statica, perciò forse bisognosa di aprirsi al dialogo coi linguaggi dell'arte di oggi. Bisogna vedere adesso l'impatto che hanno sul pubblico, però ci vuole qualche cosa che leghi nello stesso tempo il passato al presente, al futuro.